Sì, ho avuto colloquio con il dottor Cavanna, che ha fatto il solito colloquio e mi ha detto così che se ero come stavo di salute, se avevo problemi di respirazione, se con le mani, dopo che avevo già fatto anche la visita in infermeria, andava tutto bene, ci ho detto sì, penso di non avere nessun male, a parte qualche male di stagione, non so, le solite cose. E mi ha detto che se c'era un posto in laboratorio, se avrei accettato, ci ho detto certamente, penso di potermela cavare. E difatti dopo periodo di tempo, una settimana, che mi hanno mandato a chiamare, e proprio il 1° di aprile sono entrato nella portineria dei Tanini, è venuto una ragazza a prendermi lì dalla portineria e siamo entrati nei laboratori su. Erano laboratori ancora di quei stampo antico, diciamo. Erano diversi laboratori, c'erano proprio delle camere apposta per certe lavorazioni, certi. C'era poi, vabbè, c'era anche la segretaria, poi c'erano i vari uffici dei capi. Io sono entrato come operaio nel 1970, però c'era già stata gente che era stata lì e dopo un periodo di tempo erano stati passati impiegati. E il primo giorno di lavoro, naturalmente, come sono entrato ai Tanini, l'aria che c'era di là dal fiume era molto diversa da quella che si respirava dalla parte verso monte. E vabbè, siamo entrati lì e non mi sono preoccupato più di tanto perché, vabbè, sapevo che nei laboratori chimici, da cosa mi aveva detto anche il dottor Cavanna, non è che ci fossero rose e fiori come ambienti. E m'hanno presentato il mio capo, che era un laureato, che era praticamente già 7-8 anni che era lì, e con lui c'era anche un altro ragazzo che era entrato nel 63, mi ricordo, era 7 anni che era lì, e quindi ho fatto le mie prime esperienze con il suo aiuto. Mi ha fatto vedere come funzionava. Poi una cosa che mi è rimasta impressa è che questo ragazzo era molto bravo a lavorare il vetro e quindi ho avuto un maestro tipo vetraio, diciamolo così. Però anche poi in futuro, quando lui è andato in pensione, quando io sono rimasto lì, tutti i laboratori che c'erano in giro, anche quelli dell'ER che si erano poi trasferiti lì da noi, quando avevano bisogno di fare qualcosa col vetro, venivano tutti da me. Capillari, finissimi tipo capelli per le distillazioni e reparti anche, quindi mi è rimasta questa soddisfazione dentro di essere anche stato un mastro vetraio, diciamo così. Come sono uscito dall'ascensore, perché mi hanno portato su al secondo piano dove c'erano questi laboratori, e come sono entrato nel laboratorio ho sentito delle puzze molto forti, violente, che poi a parte, va bene, i soliti solventi normali come fosse acetone, alcol etilico, metilico, c'erano i solventi di tutti i vari. Varie de derivazioni dal petrolio, dall'ossidrolo, dal toluolo, poi c'erano le bombole di acido cloridrico, fosgene, tutte quelle cose lì, che poi all'inizio si tenevano lì in laboratorio, poi quando sono stati fatti dei lavori in magazzino, alla fine della lavorazione si portavano là onde evitare perdite sgradevoli e situazioni di pericolo. E diciamo che
noi ricevevamo dall'ARE, dalla DR, i prodotti sensibilizzatori, copulanti, ausiliari, quei prodotti lì che venivano studiati da loro, però erano prodotti che costavano, supponiamo, 100, perché c'erano dei fatti con solventi molto costosi, materie prime, e noi dovevamo praticamente, prima di fare andare in reparto a dare queste materie prime, questi sensibilizzatori e copulanti, dovevamo cercare il modo di ridurre il prezzo e poter, in base agli impianti del reparto, cercare di produrre il più possibile in una sola volta, fare bene al primo colpo, perché è quello che più o meno tutte le cose bisognerebbe fare, fare bene al primo colpo con calma, e quindi oltre che fare bene al primo colpo bisognava cercare appunto di diminuire il prezzo facendo delle prove su prove, partendo prima con una semplice provetta con la solubilità della materia prima dove si partiva, fino al prodotto finale, quello che ce ne dava pochissimi grammi alla DR, per vedere poi di fare il confronto con quello che noi avremmo dovuto, diciamo, produrre. E in base alle solubilità, da cosa si partiva a dove si arrivava, si poteva vedere di cambiare i solventi nella lavorazione, cambiare modo di lavorare, tempi di reazione, cariche varie dei solventi, farli in maniera adeguata per la sicurezza poi del reparto, perché il reparto poi si producevano anche 300-400 kg per volta di queste materie copulanti, specialmente copulanti, che poi quelle lì venivano poi andavano direttamente alla stesa. E quindi c'era da fare infinite prove, però siamo sempre riusciti a produrre abbastanza bene senza fare nessun incidente né in laboratorio né nei reparti. Siamo stati anche premiati una volta con il mio capo e altre due persone che facevano un team, ci hanno dato un premio che adesso non mi ricordo più come si chiamasse. Ad ogni modo, più o meno sarà stato negli anni 90, no, no, sì, gli anni 90-95, 2 milioni al capo del progetto e 1 milione a noi del team. Erano bei soldi, ci siamo tolti anche delle soddisfazioni. Poi un'altra cosa che mi ricordo, che mi ha fatto molto piacere, quando c'era ancora la 3M, c'era il Family Day. Quindi la ditta prendeva tutti i reparti, fa la ditta, la direzione, ci proponeva di andare a visitare i reparti più importanti dello stabilimento con i familiari, e quindi si facevano dei giri intorno alla centrale, alla stesa. E poi alla fine si andava a vedere proprio dove il familiare era lì a lavorare. Si poteva portare il figlio, il parente, chi era interessato a vedere più o meno anche tutte le lavorazioni che erano in ferragna per raggiungere l'obiettivo da dove usciva la fotografia, da dove partiva a dove finiva la fotografia. E poi alla fine si faceva una fotografia di gruppo davanti alla centrale, e poi c'era anche il pranzo in mensa, un pranzo proprio tipo hotel, una roba in grande con vari dirigenti, una cosa molto carina.
Ma noi ci sentivamo, noi eravamo una grande famiglia, però poi vabbè, c'erano anche delle riunioni con gli altri, altra gente che lavorava nella stesa, quelli che lavoravano alla, alla ricerca, ogni tanto c'erano le riunioni, quindi poi anche gente veniva lì da noi per vedere come questi prodotti sono stati, erano stati migliorati, cosa gli avevamo fatto, anche poi per prendersi spunto eventualmente per altri, altri prodotti che poi praticamente potevano venire utili anche a, a, per altre cose. E quindi era, eravamo tutti una famiglia, perché anche con i laureati, con i periti, ci davamo quasi tutti del tuo, a parte il capodivisione o proprio anche il caporeparto, quando si andava in reparto a seguire le lavorazioni, perché poi i prodotti che avevamo messo a posto, quando andavamo in produzione, a parte scrivere il metodo, che una volta si scriveva a mano, quindi ci voleva tempo, e poi ultimamente quando è uscito fuori tutta la questione del computer, col computer era più, anche più facile. E dicevo, quando si andava in reparto per seguire una, minimo due o tre operazioni, si andava giù e praticamente si faceva la parte del capoturno, perché il capoturno aveva da seguire gli altri operai nelle altre lavorazioni, che quelli erano già state fatte più volte, però per le prime volte, quando c'erano questi prodotti nuovi, andavamo giù noi a seguirle, facevamo la vice del capoturno, quindi è stata una soddisfazione anche lì. Poi dopo una volta o due, vedendo anche il computer che c'erano nel reparto, per poi poter trascrivere esattamente tutte le varie fasi, le varie temperature, tempi di reazione, tempi, cosa ci è voluto per poter da una distillazione a finire, descrivere tutto particolarmente in un metodo poi definitivo, che qua la volta poi alla fine praticamente, salvo proprio errori madornali dell'operatore di reparto, i prodotti non avevano, come si faceva bene al primo colpo, come ho detto anticipatamente, fare bene al primo colpo. Argento, no. Io come argento non vedevo solo il carrello scortato dai guardiani che lo portavano giù al reparto V, dove poi c'era stata una tipo cella, diciamo, dove veniva scaricato questo argento, però come argento non le posso dire niente. Io vedevo solo questi carrelli scortati dai guardiani con la pistola armati, perché paura di assalti. E invece niente, mi ricordo che l'unica cosa che poi è stato fatto lì da noi è stato fatto proprio l'impianto biologico, quello della, per le acque, per tutte queste cose qui. Però come argento non posso dire niente di preciso. Da Trem Emission mi ricordo che anche lì abbiamo dovuto ancora fare delle migliorie a certi prodotti che si facevano già, e cercare ancora di ridurre i costi, perché a quel punto lì, anche se si erano già ridotti, però la questione si vedeva che non era più come prima, perché anche quando si andava a prelevare qualcosa al magazzino materie prime lì da noi, dove arrivavano solventi, a volte mancava delle cose, dovevamo aspettare giorni e giorni, e c'era qualcosa nell'aria che non ispirava non cose buone. Purtroppo anche lì
le cose sono proprio state un precipizio totale. Diciamo che anche da noi prima si faceva l'inventario in magazzino e c'erano 10-15 persone. L'ultimo inventario che io mi ricordo che ho fatto eravamo ancora 4 persone a fare l'inventario. E quindi anche lì riduzione di personale, riduzione di costi, è tutta una questione che purtroppo poi abbiamo visto come è finita la situazione. È stato proprio già un dramma anche lì. E mi ricordo che quando sono andato in pensione, un mio capo divisione, un altro capo reparto e un mio capo diretto, erano tutti dirigenti, poi c'è ancora un altro dirigente che era sempre lì ai tannini. Hanno fatto una cena da Quintilio ad Altare e mi hanno invitato anche a me. E allora ho portato la fisarmonica. Ho portato la fisarmonica e sulle onde di quel mazzolino di fiori, adesso non mi ricordo più bene, per ognuno dei 4 ho fatto delle parole che avevo poi scritto e avevo dato anche agli altri colleghi che eravamo lì alla cena. Magari c'era un dirigente che preferiva andava a sciare, l'altro che faceva il contadino, l'altro che si faceva un po' di bricolage, qualcosa. E ognuno dei 4 gli ho scritto una frase. Quella lì quasi si sono messi a piangere tutti e 4, guarda, è una cosa che proprio mi è rimasta lì, ma mi hanno detto così che una cosa così per loro non se la ricorderanno, se la ricorderanno per sempre, perché in 35 anni, 40 anni di Ferrari che sono stati lì non è mai successo un affare del genere, proprio una cosa che poi mi sono sentito proprio bene per... A parte cosa mi hanno dato, va bene, poi sì, ero passato subito, quasi subito dopo 5-6 anni impiegato, però poi alla fine mi hanno ancora fatto un regalo speciale. Sì, le relazioni, le generazioni, io poi dopo, praticamente quando sono andato in pensione i miei capi, sono incominciati ad arrivare i laureati giovani e allora lì, vabbè, ci davamo del tu, quindi una cosa familiare anche lì, però diciamo che se loro mi dicevano ma proviamo a fare così e io poi dicevo ma forse così proviamo a fare pumì, guardiamo come viene, poi semmai così proviamo a farlo dopo. Infatti, diciamo che l'esperienza che avevo corso negli anni, anche loro, anche se erano stati all'università, però quel che conta poi alla fine è anche sapere cosa si può fare, e quindi anche loro, sì, certamente non ti dicevano che avevi ragione te, però insomma qualcosina di ragione ce l'avevo anch'io, ma è stato anche non solo una volta, e quindi diciamo che eravamo una famiglia, quindi non è che gli dicessi ma lascia perdere che hai studiato 20 anni che poi mi fai fare certi lavori, che invece è meglio fare come abbiamo sempre più o meno fatto, no? E quindi da parte quella lì è stata una parte anche così che è stata familiare, non ci siamo mai presi, abbiamo sempre scherzato, parlato del più e del meno anche con i giovani laureati, c'è sempre stata una,
un'intesa, via. Sì, diciamo che all'inizio appunto i laboratori dove erano ancora laboratori vecchi, poi quando è arrivata la Treme, siamo nel 1986-87, sono stati fatti laboratori nuovi e quindi lì era già tutto un altro vivere, c'era tutto nuovo, aspirazioni più potenti, attrezzature all'avanguardia e quindi all'inizio noi praticamente sì, si lavorava con i guanti, con le mascherine così, quelle tipo che vediamo anche negli ospedali, però poi sono arrivate fuori le maschere antigas, che quelle lì poi si dovevano utilizzare, sono stati fatti anche abbiamo fatto anche dei corsi antincendio, siamo andati con il signor Canetti a Genova a fare il proprio corso, a fare l'esame per l'utilizzo dei gas tossici, e anche quello lì mi ha dato una mano, perché poi alla fine chi aveva anche quel patentino lì è stato ben voluto dall'azienda, diciamo. Non tutti riuscivano a prenderlo per problemi di salute, ok. E diciamo che adesso negli anni 70 c'era più pericolo anche nei reparti, mentre poi verso la fine le cose sono cambiate, sono arrivati nuove aspirazioni anche in reparto, nuove tipo di carica per i reattori, cariche più facili con i carrelli, robe, e in laboratorio anche da noi c'è sempre stata l'attenzione, però lì vabbè, essendo le aspirazioni più forti con quegli altri dosatori, che una volta si faceva tutto manualmente, le cose sono migliorate. E diciamo che però come salute per ora mi è andata bene. Ho solo fatto un mese di infortunio che mi ero tagliato con un vetro.